osservate il tunnel e la chiara irregolarità da parte di Pancaro ai danni di Bergomi. Ecco il motivo di questo calcio di punizione che Djorkaeff sta per battere. Palla in area, colpo di testa e gol! E ha segnato Ings. Paul Ings, il migliore dell'Inter, ha prolungato sull'angolino più lontano, portando in vantaggio la formazione interista. Siamo al 12° del secondo tempo. Ings, vedete l'esultanza di Facchetti, impassibile invece Roy Hodgson. Rivediamo, vedete, calibra con effetto verso la porta il pallone. Ings fa proseguire il pallone con un colpo di testa a seguire. Nulla da fare per il portiere Pascolo e Inter in vantaggio. Reazioni di Mazzone. Il tiro dalla bandierina ancora di Djorkaeff per l'Inter. Saltano in molti e c'è il 2-0 segnato da Zamorano. E Zamorano dimostra la sua abilità nel gioco aereo, mettendo dentro il pallone del 2-0. Zamorano aveva macchiato la sua prestazione con l'erroraccio zona tir poco fa, qui invece è bravissimo a saltare più alto di tutti, anche di Anglomà. Vedete che salta alle spalle del compagno, assolutamente niente da fare per il portiere Pascolo e 2-0 per l'Inter. Tutto questo quando si gioca il 24° del secondo tempo. Scendo per 2-0, qualche problema per l'Inter nel corso del primo tempo. Ora il Cagliari ancora pericolosamente in avanti, qui c'è fallo, attenzione, questo è fallo che sanziona con il calcio di rigore il signor Boggi. Ecco che rivediamo, vedete la palla in profondità da Rio Silva, è Festa che lo sposta in maniera irregolare, difficile stabilire se fuori o dentro l'area di rigore. E ora probabilmente i giocatori del Cagliari stanno chiedendo anche l'espulsione del giocatore dell'Inter. C'è rigore a favore del Cagliari, ma nessull'altro provvedimento preso da Boggi. Silva, parte Pancaro. Gol, gol di Pancaro che riapre in qualche maniera le speranze del Cagliari. Pancaro su rigore e adesso vedete questo brutto battibecco fra Pancaro e Pagliuca. Attenzione, cartellino rosso per Pancaro, mentre Pagliuca viene allontanato dai suoi compagni e si becca il cartellino giallo. Momenti di nervosismo a sciupare una partita mentre continuano i battibecchi. Attenzione, vediamo quello che è successo. Intanto troppi giocatori in area, poi Pancaro che va a segnare su Pagliuca e qui vedete che è Zamorano che trattiene Dario Silva. Momenti di grande nervosismo, interpreta lì anche da lì sotto. E tra l'altro qui continuano un po' le baruffe, uno dei più vivaci è Silva che è andato a dire ancora qualche altra cosa a Pagliuca. Pagliuca in realtà è uscito dalla porta anche dopo il provvedimento preso ai danni di Pancaro e quindi questo ha un po' fatto irritare maggiormente i giocatori del Cagliari. C'è stato anche qualche altro colpo proibito, l'arbitro sta distribuendo cartellini gialli, mi pare che però l'unica espulsione è quella ai danni di Pancaro, poi c'è l'ammonizione a Pagliuca e mi pare che è stato ammonito anche Silva. A questo punto però continuano questi fraseggi difensivi che sono francamente abbastanza inutili. Fa bene il portiere a scaraventare in profondità, attenzione, tiro e gol del pareggio di Dario Silva. Incredibile, Dario Silva porta in parità il Cagliari, un Cagliari che ha avuto il grande merito di crederci fino in fondo e che ha punito la presunzione di un Inter che ha ritenuto troppo presto finita la partita. E vedete il tiro di Dario Silva, nulla da fare per Pagliuca, tocco fra l'altro un po' sporco, ma 2-2. Rivediamo, il colpo di testa a seguire,
e il gol di Dario Silva per il 2-2. E il coro è rivolto probabilmente a Pagliuca, ritengo, no Enrico? Sì Bruno, il coro è rivolto a Pagliuca, che mi sembra abbastanza sconfortato, come sinceramente è rimasto impietrito addirittura Oxon, mentre ti lascio immaginare le scene che si sono verificate sulla panchina cagliaritana nel momento in cui Dario Silva ha messo dentro questo gol di un isperato 2-2.